Ho comprato la tahina, cioè la crema di sesamo, l'ho assaggiata, sa di vomito di cammello, assomiglia al vomito di cammello, ma lo cuciniamo lo stesso. Proviamo una ricetta thailandese. Questo è il nostro vomito di cammello. Disgustoso. Quella è salsa di soia e siccome noi siamo internazionali mettiamo l'aceto balsamico. Abbiamo questa roba piccantissima tunisina, parrebbe. Vediamo se mena. Minchia se mena, porca... Morirò! E poi zucchero. Ricapitoliamo. Salsa tahina, aceto balsamico di Modena, salsa piccante tunisina, zucchero italiano e vomito di cammello. Top! Acqua di cottura. Stavo per aggiungere moccio di alice pizzicaccio perché sto piccante masturato. Assaggiamo. Oh, non lo so cos'è. Hanno una faccia di merda, arachidi e pronti. È brutta, però magari è simpatica. Fa schifo. Sembra cucina Klingon. Piano B. Tutorial brutto della pasta alla merda. Per una volta vi darò anche le dosi. Saranno misurate a cucchiai. 2 cucchiai d'olio, uno spicchio d'aglio schiacciato e un vasetto d'acciughe. 4 cucchiai di pate di olive, 4 cucchiai di passata di pomodoro. E basta, non c'è più un cazzo da fare. Fai andare per 2 minuti, poi spegni. Comunque, io ho detto 4 cucchiai di passata di pomodoro, ma penso di averne messo circa 16 alla fine. Perché l'ho assaggiato e era troppo salato. Insomma, un tutorial che non serve a caso. E indovina che si fa? Si finisce la cottura in padella. Madonna, che schifo, ora capite perché l'ho chiamata pasta alla merda. Brutta è brutta. Sarà buona? Come sale, 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 sale e sacco. Non va bene. No. Esperimento fallito. Magari sapesse il dentifricio, ma magari. Sarebbe bello poter dire tutorial brutto del pesto di Mario, ma come sapete io Mario l'ho ucciso l'anno scorso. Quindi facciamo un pesto di menta purtroppo comprata. Saprà alla fine di dentifricio? 60 grammi di menta, 25 di parmigiano, circa 30 di frutta secca, ho usato i pinoli, adesso ci metto il sale, ovviamente l'olio, 40 grammi. Teniamo questa melma in cui va a finire la pasta e pronti. Uno spreco di Mario. Questo verde merda rappresenta al meglio il sapore di questa roba. Non solo niente scarpetta condito, ma c'ho pure il pane oggi in casa. Niente, ma manco morta. Tutorial brutto del pesto di rucola. Alla fine fare il pesto di rucola o di qualsiasi altra cosa significa far tritare a questo robo cose a caso. 14 grammi di pinoli, 1 grammo di aglio, libero di aumentare le dosi ma a tuo rischio e pericolo. Scoliamo un po' di pomodori secchi e un po' ce li mangiamo. Ma non li mettiamo tutti insieme perché prima assaggiamo, si sa mai. Questo perché la rucola in fin dei conti non sa d'un cazzo. Questa ovviamente è rucola di busta. La prima frullata serviva solo a fare spazio. Dobbiamo mettere 80 grammi di rucola. Se come me è un mix sfigato, dovrai aiutarlo parecchio. Come tutte le volte che faccio il pesto, mi sto scartapetrando i coglioni. E le dosi non le so più. Spostiamo questo vomito qua dentro. È veramente, veramente brutto. Prendiamo queste splendide trofie e imbruttiamo pure loro. E pronti! Un po' schifo. No, no. Giusto un pochino di prezzemolo. Sappiate che questa cosa è sporca, ma non per causa mia. Ho cercato di comprare un altro mixer, non ne ho trovato neanche uno funzionante, quindi ci becchiamo le lame lerce. Comunque, pinoli, acciughe e aglio. Stavo scherzando, non lo usiamo tutto, sennò ci sentiamo male. Diciamo 30 grammi. Otteniamo una roba granulosa. In padella altre acciughe, dell'olio, peperoncino, concentrato di pomodoro e acqua calda. Appena si scioglie, aggiungiamo il trito che abbiamo preparato e basta, spegniamo, facciamo fare qua la pasta giusta. Un minuto. Sarà buono, cagata micidiale, non lo so, ma sti roba. Tac. Un po' di pinoli perché sono avanzati e so soldi e pronti. Salata. Il concentrato di pomodoro non c'entra un cazzo perché fa acido ancora di più e i pinoli sono uno spreco di soldi perché non si sentono affatto. Bocciata. Bravi questi chef dell'internet. Anche oggi abbiamo mangiato male, grazie.